E ben ritrovati a tutti ragazzi con il vostro amichevole Schiacci Sempre di Quartiere. Spero che vada tutto bene, fa un caldo bestiale oggi, quindi mi perdonerete se mi sono dotato di ventilatore, però se non volete vedermi sciogliere in diretta è l'unica alternativa. Spero non vi disturbi troppo il rumore del ventilatore. Ho sperimentato con Vegito, come mi avete chiesto, non so perché. Io volevo approfondire Zamasu, però ho avuto un sacco di richieste. Fai Vegito. Anche l'altra volta pareva che di Zamasu non ve ne fregasse nulla, fondamentalmente. Ma posso anche capirlo in realtà, perché essendo un personaggio complesso, posso capire che soltanto forse i più accaniti di voi si vogliono cimentare con un personaggio del genere. Invece Vegito, visto che avevo detto, e confermo anche ad una seconda impressione, è un personaggio molto semplice da usare, mi rendo perfettamente conto che ci sono molti di più quelli che vogliono approfondire questo personaggio. Vediamo, bando alle ciance, proviamo a partire subito. Gli ho fatto un team sopra, perché ovviamente non potevo utilizzare il team di Zamasu, perché sono personaggi diversi che hanno esigenze diverse. Se avete domande, non so, sul personaggio me le potete fare, come al solito, altrimenti vado un po' a ruota libera e cercherò di farvi vedere quello che ho imparato dall'ultima sessione, informandomi sui vari video, sui vari Twitter, perché dovete sapere che Twitter ormai è la più grande risorsa per tutorial, per le ultime news sui picchiaduro. Non ci sono più i siti, i forum, per i picchiaduro la piattaforma di elezione, ragazzi, è Twitter. Ciao Michele. Mi domando se riusciremo ad avere una partita prima della fine della diretta, perché volevo riscaldarmi prima di partire mentre stava streamando Kenobit, ma non sono riuscito a trovare una partita perché mi hanno schivato tutti. Tra l'altro sono abbastanza in fibrillazione perché stasera ci sarà la presentazione di Cody, personaggio di Street Fighter, che è un personaggio che attendo molto personalmente, e poi c'è l'E3 ovviamente, e si mormora che oggi forse ci sarà l'annuncio di Mortal Kombat 11, e diciamo pare che Warner Bros. Debba fare un annuncio e Mortal Kombat 11 è l'annuncio più plausibile, diciamo. Ma allora, che cosa ho imparato nel frattempo di Vegito che bisogna puntualizzare? Innanzitutto, in pillole, ve lo dico in pillole perché non voglio farvi un tutorial, non voglio farvi un qualcosa di devastante, noioso oggi, perché siamo in estate. Allora, questa mossa è fortissima perché magari quando voi saltate l'avversario cercherà di farvi un anti-air o qualcosa, no? Mettiamo che siete qui, state andando in giro, l'avversario è sotto di voi. Se premete S, lo acchiappate. E questa è una figata, ragazzi, ci cascano davvero tutti. Voi li saltate addosso e gli fate sta roba qui. E potete convertirla in combo, perché è un launcher a tutti gli effetti. Come un giuacca, consideratelo come un giuacca. Cioè fate questo, poi fate super dash e chiudete la combo. Il bello è che questo, combinato con la presa aerea di Vegito, crea un sacco di spazio. Cioè, guardate la strada che faccio fare all'avversario. Sì, Monaco, certo. Se mi ricordo come si mette sul gioco in italiano, sì. Controller virtuale, ok, eccolo là. Eccoci qui. Allora, come dicevo, la S è sgravata, secondo me. Guardate un po' quanto spazio riesco a coprire. Ecco, Vegito, secondo me, è un personaggio molto strategico, perché ti occupa gli spazi in una maniera impressionante. Cioè ti può portare nell'angolo che vuole lui da qualsiasi posizione dello schermo. Vi faccio un altro esempio. Queste mille gambe fanno fare un sacco. Guardate, cerchiamo di ragionare con logica. Voglio farvi ragionare secondo il mio punto di vista. Guardate quanto lo mandano in avanti. Di conseguenza, se noi abbiamo una combo che lo riesce ad acchiappare, tra virgolette, possiamo sfruttare questa cosa per coprire
delle distanze siderali e mandare l'avversario all'angolo da una distanza impossibile praticamente. Cioè, facciamo una combo normalissima. La chiudiamo così. E poi lo riacchiappiamo. Vegito Kid Buu Black, sì, molto bene, perché Vegito è molto, beneficia molto dell'assist con il raggio. Poi Kid Buu, vabbè, è un personaggio che come assist in pressing è sempre devastante, al di là lo puoi accompagnare un po' a chiunque, soprattutto adesso che Vegeta è stato nerfato. Bardo che forse meno del team di Mac, però comunque può funzionare secondo me. Sì, Sergio, grande richiesta, mi è stato chiesto... Vegito o Veget. Poi quindi non so se ho reso bene l'idea. Se facciamo questa mossa qui, poi la possiamo riacchiappare con S e possiamo continuare la combo. Sì, Sergio, ho provato, però non l'ho trovata funzionale. Ok, questo diciamo è il primo appunto, quindi S in salto è molto buona perché acchiappa e vi fa divertire, diciamo, perché potete convertire praticamente come volete. Della bontà della command aerea ne abbiamo già parlato nella volta, la volta scorsa. Non ha dei bassi, non ha dei bassi, però io penso che abbia l'L in piedi più forte del gioco al momento. Cioè questo, questo è sgravato perché è velocissimo, cioè l'avversario neanche se ne accorge. E se lo usate in combinazione con il secondo colpo della autocombo, quindi facendo LL, come già vedemmo, schiaccia il secondo. Quindi se l'avversario sta saltando, vi conviene sempre iniziare con LL, qualsiasi stringa, perché tanto il basso non lo ha, quindi non vale la pena iniziare con GL. Cioè con GL non ci fate niente. Se invece partite con LL, anche se prendete, mettiamo che prendete l'avversario a caso in questa maniera qui, LL... schiacciato per terra. Come Bardock, esatto. Quindi iniziate sempre la vostra combo così. Poi potete saltare, potete fare un po' quello che volete. Guardate tra l'altro quanto spazio riesco a fare. È pazzesco. Ovviamente se lo prendete da terra non c'è nessun problema. Riguardo la stringa invece, vi devo dare, diciamo, una brutta notizia per chi fa un po' fatica a memorizzare le stringhe. La sua stringa principale è un po' strana ed è obbligata soprattutto perché gli manca il Joel, come avevamo già detto. Quindi come facciamo ad aggirare questo problema? Facciamo LL, come ho già detto, poi facciamo MM. Il secondo M diventerà automaticamente GM. Quindi fregatevene di su L, GM. Fate semplicemente LL, MM. Ok, ci siamo fin qui. Dopodiché vi conviene mettere GL alla fine. Perché GL abbiamo già visto che, al contrario degli altri GL, va in qualsiasi posto. Lo potete mettere dove volete nella combo ed entrerà sempre. Quindi vi conviene fare LL, MM, GL, soprattutto all'angolo. Quindi questa sarà la vostra stringa. Quello che io faccio, non so se vi ricordate, vi dissi, è brutto Vegito o Veget perché all'angolo deve per forza sprecare una barra. Ecco, non è vero, perché non avevo considerato una cosa. Questa, GS. Come vedete, GS manda indietro. E voi direte, ma è da stupidi usare GS, perché se l'hai portato all'angolo, perché mandarlo fuori dall'angolo? Però se ci ragionate su, vi rendete conto che questo, utilizzato in combinazione con la presa aerea, rimanda all'angolo, perché due negazioni affermano, come si dice nella lingua italiana, no? Quindi facciamo questo, iniziamo la combo così. Dopodiché chiudiamo con la presa e lo rispediamo nell'angolo. E non abbiamo speso nessuna barra. Ciao Borrels.
Ovviamente le soluzioni per spendere barre ci sono. Sì, Zoro, va meglio con Vegito, ovviamente non ho avuto tantissimo tempo perché sono davvero indaffaratissimo in quest'ultimo periodo. Però va bene. Vabbè, questo è se non avete barre o se volete risparmiare per qualsiasi motivo. Quindi diciamo che a livello di base di questo personaggio per il momento è questo. Io lo uso in maniera molto basica, non faccio niente di trascendentale, ci sono delle maniere per usarlo meglio di così, però voglio partire dalle basi, ecco. Se lo sapessi fare sì, caro mio. Allora, diciamo che questa è roba avanzata che non ho ancora approfondito bene. Una cosa che invece vi posso già dire è questa. No, ho sbagliato. Che potete continuare a combare dopo l'assist di Vegeta. Quindi è una cosa che può tornare utile. Ciao Skipan. Si può fare tutto, Zoar. Anche perché Vegito ha super sia in aria che a terra. Sia la super normale sia la livello 3. Allora. Intanto sto avendo problemi a trovarli con tre barre, purtroppo. Stavo rivedendo le live su difesa e attacco e mi sono reso conto di quanto sono scarso a dare gli input giusti. A me il termine scarso non è mai piaciuto. Perché in vita mia non ho mai incontrato una persona negata, sinceramente. Sia a livello di educazione musicale, che è quello che faccio, sia quando ho fatto coaching per i picchiaduro. Persone negate non esistono, esistono persone che hanno poco allenamento o che dedicano poche energie, cioè non dedicano abbastanza tempo, perché questi concetti, i concetti che ho spiegato, con un po' di allenamento e soprattutto senza scoraggiarsi, possono entrare in testa a chiunque. Quindi il mio consiglio è, se non riesci o se sei scarso con gli input, è insisti, perché ci siamo passati tutti. Zamasu è utilizzabile? Sì, lo sto tra l'altro utilizzando nel mio team principale, ma volevate vedere Vegito e quindi vi sto cercando di accontentare. Mi sono dovuto studiare un altro team con Vegito e sto usando questo. Se all'angolo fai LL... Non ti seguo. Ciao Atorein, non me lo dire, per scaramanzia io non guardo mai. Ah, i mille calci, sì. Sì, lo so. Infatti quella è la combo all'angolo principale. A livello di tier, secondo me, può avere un suo utilizzo. Perché è molto bravo lui a portare all'angolo. Cioè, da qualsiasi posizione, come vi ho detto... Voi fate questo e l'avversario è all'angolo. E poi potete continuare come volete. Mettiamo che vi trovate voi all'angolo. Fate questo, all'improvviso l'avversario si trova all'angolo. Cioè, da qualsiasi posizione dello schermo lui ti porta all'angolo. Mamma mia, un bianco però.
La barriera come la trovi? Allora, non è male. Non è male, soprattutto per le aperture, perché ho visto alcuni giocatori professionisti partire, cioè tipo quando si scontrano i due personaggi, no, all'inizio, assist barriera, perché l'assist ti copre se l'avversario non ti attacca, quindi non ti viene a punire sulla barriera. Se l'avversario attacca, stai facendo la barriera e quindi contrattacchi. Tu ti riferivi a questo, no? Ti riferivi sicuramente a questo. Combare dopo 1000 calci. No, in realtà io penso che entrambi questi DLC siano buoni. Purtroppo Zamasu è presto, perché è un personaggio che però ha un potenziale della Madonna, cioè può essere davvero devastante quel personaggio. Però cioè il potenziale lo vedi, però all'atto pratico non c'è ancora, non è ancora stato approfondito abbastanza. Cioè tipo partire inizio round così. Così. Coraggio, ce la possiamo fare a fare un match. Di conseguenza, se l'avversario in qualche modo riesce ad aggirare l'assist, va a scontrarsi con la vostra barriera. Se cerca di evitare l'assist, comunque non vi viene a punire. Non sembra male. Abbiamo tra l'altro un mirror di Vegeta, abbiamo un Zamasu. È tornato Buu. Spero che siate contenti di ciò. Quindi vediamo un po' di far funzionare il personaggio. Dove i nostri bei 5 frame di lag. Ecco, sono all'angolo, visto? No, perché hai vinto tu? Non ha senso, abbiamo premuto gli stessi tasti. Perché hai vinto tu? Ecco, adesso è lui all'angolo. Visto com'è facile? Ma quale, il mio o il suo? Questo è un ottimo team. Quello del mio avversario è un ottimo team. Via. Guardate un po' che quanto spazio riesco ad occupare con Vegeta. Lo so, Serge, quello è il problema. La difficoltà di Zamasu sta proprio nell'utilizzare il volo. No, caro.
No, non ci sta, non ci sta. Questi rosa non ci stanno a perdere. Intanto saluto tutti quelli che sono entrati. Comunque avete potuto vedere come a livello di posizionamento Veget fa la sua porca figura e non è assolutamente ottimizzato il mio, perché l'ho dovuto imparare in quanto un paio di giorni. Quindi si può fare ancora di più, molto di più. Sergio, non mi piace. Ne abbiamo già parlato due volte, non mi piace, non riesce a piacermi, è più forte di me. Eri tu il mio avversario? Come mai non hai continuato? Mi sarebbe piaciuto. Mi sarebbe piaciuto. È estremamente versatile come personaggio. Perché poi, mettiamo anche che fate questa roba qui, no? Siete a metà schermo, volete compare? Ha una super che si teletrasporta sull'avversario, quindi in qualsiasi punto dello schermo voi siate, potete combare in super. Piccolo com'è come PG che non lo vedo molto spesso. In realtà c'è Ugin God, che è un giocatore molto forte, e il primo, credo, al momento nelle classifiche mondiali online che usa Piccolo. Non è un personaggio molto usato perché, a dir la verità, tutti i personaggi sono poco usati, a parte Cell, Vegeta, qualche volta Trunks, Kid Buu, Goku Black. A parte questi, Bardock, tutti gli altri sono messi in ombra, se ci pensi. Nappa, Yamcha, Tien, C18, Frieza, anche se Goku Super Saiyan si vede un po' più spesso, però anche lui poco. Il problema è che sono troppo forti quei personaggi lì, non che Piccolo è scarso. Il suo assist è buono, perché sono dei proiettili abbastanza veloci. Tra l'altro mi permettono di fare una combo nuova con Buu, che è una figata. Non ho capito che è successo qui. Non si vede il mio avversario. Perché adesso si può decidere di nascondere i dati dell'avversario? Penso che sia una novità, io non l'avevo mai vista sta cosa. A meno che non sia un bug, infatti, è un bug. Mi illudo che le cose vadano per il verso giusto. Ho detto, magari, cavolo, si possono nascondere i propri dati così la gente non scappa. Invece no, mai una gioia, è un bug. Contro i francesi. È una nota dolente questa. Dicevo, l'assist di Vegito mi permette di fare una combo con Buu che nessun altro assist mi permette. Cioè faccio culata. Guardate che bello, cioè è bellissimo, è fantastica questa cosa. Cioè nessuno mi permetteva di farlo. Cioè io riesco a combare dopo la culata. È fantastico. Dopo la speciale Nani a mid-screen, come dici di proseguire la pressione? Ma perché due L? Tu lo segui e lo inchiodi con L in piedi, semplicemente. Sempre L in piedi, la risposta a qualsiasi cosa deve essere L in piedi con Vegito. Gli corri in faccia, l'L ha una parte colpente così ampia che copre qualsiasi cosa. Oh,
facciano un po' di macello. Bravo, ha fatto una bella finta lì. Che ho fatto un po' di errori io, abbastanza banali. Non condivido la scelta di andare per la super. Guardate, avete visto quanto prende quella mossa lì? Pelle in piedi. Sì, l'ho vista Borrels, l'ho vista, molto bella. Intrappolato. Visto? Voglio porre l'accento su quello che ho fatto. Ho fatto L in piedi. E l'ho andato a prendere anche se stava. Se stava saltando. Questo per farvi capire. Ho fatto una cavolata. E infatti. Sì, ad alti livelli tra l'altro è molto bello da vedere anche per chi magari non capisce nulla di picchiaduro e non conosce le regole del gioco. Anzi, forse più per loro, che balle però, forse più per loro che per gli addetti ai lavori, paradossalmente. Ciao Igno! Non si riesce a fare più di una partita. Ecco, questo è il grosso problema di Dragon. Purtroppo io non penso che lo capirò mai, perché poi sono tornato su Street Fighter, no? E a livello di percentuali, la gente che mi dà la rivincita è tipo il 98% su Street Fighter. Ci sono giusto un paio di perdenti che dicono, vabbè, diciamo le mele marce sono dappertutto. Ma la stragrandissima, se esiste il termine, maggioranza mi dà la rivincita su Street Fighter. Qui è l'esatto contrario, cioè il 98% non mi dà la rivincita. Il che diventa frustrante, perché se considerate che comunque le connessioni buone non sono moltissime e comunque i tempi di attesa sono considerevoli, magari trovi una volta un avversario con cui giocare, fare qualcosa e ti manda a cagare dopo la prima partita, quindi diventa anche frustrante per chi gioca. Come string impressing qual è la migliore? Secondo me è questa. Questa qui. 2L, 2 volte L, 2 volte M. E poi giù L e H. Quindi o ti rifiutano oppure non giocano dopo la prima. Sto giocando su PS4.
Ah, anche lui era italiano. Ho capito, ragazzi, mi seguite, però datemela sta rivincita. Sono già due persone che mi seguono. Ti seguo sempre, mi fa piacere, ma giochiamo, cioè. Non capisco, forse sono troppo vecchio per queste cose, non lo so. Forse sono troppo all'antica. Vado ad aggiungere S e non entra il resto poi. Avete visto quanto è sgravata questa mossa? E adesso è all'angolo. Grazie, arrivederci. Di nuovo all'angolo. Proviamo con la barriera. Madonna! Ok. Ah, ma le sai fare le cose allora? Ma perché hai tirato quella super in quella maniera atroce? No? Uccidere questo Bu. Io non te lo permetto. Super Dash. Lo fa il Super Dash. Lo farà. Prima o poi lo fa. Ah, furbo. Furbo di quanto pensassi. No, perché da come giocava all'inizio sembrava tutt'altro. Secondo me è più forte Zamasu. Ma perché parte di... Vabbè. Ciao Faizon! Ecco, un altro. Che volete che vi dica, ragazzi? Dipende, se sono favori sessuali, no, Faizon. No, è casual, perché il ranked non trovo proprio nessuno. Nohagona. Che volete che vi dica riguardo alla gente che esce dopo la prima partita, Raikon?
è tipo la terza volta. Appunto, è casual. Uno dice, vabbè, è ranked, ho paura di perdere i punti, ma in casual? Di chi hai paura? Secondo me è il quadratino, ragazzi. Hanno paura di perdere il quadratino, è quello il problema. Cioè, questo sta proprio a dimostrarvi come dare un feticcio alla gente, poi la gente ci si attacca in una maniera allucinante. Perché il quadratino è un feticcio, cioè non penso che alla gente interessi il quadratino a livello proprio materiale, perché è un quadratino per l'appunto. Però per quello che rappresenta, causa questi comportamenti allucinanti. Questo lagga tanto. Mamma mia. No, io non sto giocando più in classificata. Madonna, che lag, ma che è? Wi-Fi. Questo tipo di lag ha soltanto una spiegazione. Abbiamo un Trunks che viaggia per lo schermo con autocombo in Wi-Fi. Una delle sensazioni più belle che si possono provare su questo gioco. In realtà non è cambiato nulla a livello di infrastruttura di gioco, ragazzi. Vabbè. E continuiamo con l'autocombo. 7-8 frame. Dovrebbero far vedere l'info se l'avversario è un wifi, la connessione in caso, con barre attendibili possibilmente, no, questo, non che questo sarebbe tre barre, e invece è così. Niente. Wi-Fi Warriors. Il bello è che si impegna lui. Io mi impegno soltanto a far finire il match più velocemente possibile. Vabbè, sapete che vi dico, visto che ci si sta attaccando così tanto, gliela diamo sta vittoria. Toh, prenditela. Speriamo che sei contento adesso. Sei contento ora? Ah, mi ha chiesto anche la rivincita, ok. Ci stava prendendo gusto. Non è che stavo fermo. Non lo so, ragazzi, non me lo chiedete. Su certe cose davvero sospendo il giudizio, perché... Boh! Chi lo sa? Oh. Dovrò imparare i benedetti loop con le spade, probabilmente. Quello è il prossimo step con Vegito. Killer 231710. Pieno di Smurfs. Non lo so, io a me frega niente, sinceramente. Cioè, a me interessa avere delle belle partite con connessioni giocabili e con avversari di livello. Poi se sono gialli, blu, viola come quadratino non mi interessa, sinceramente.
Lo so che me lo passi tu, però devo avere il tempo di provarmelo poi. Sì, Noctis, pare di sì. Pare di sì. Vabbè, intanto io vi faccio vedere un po' di Zamasu, perché mi ci stavo comunque esercitando. Per Zamasu c'è una bella porcata che io non avevo realizzato. Praticamente, se voi fate una stringa, la mossa in cui cancellare con Zamasu non è più il volo, non è mai stato in realtà, non è il volo, è il fulmine. Perché poi una volta che avete il fulmine, una volta che avete questo, è come se aveste un assist all'interno di una stringa. Diciamo che è un assist artigianale questo qui. Quindi voi tipo gli fate parare qualcosa, adesso non ho gli assist adatti però per rendere l'idea. Gli fate parare tipo questo e vi caricate e poi ricominciate e il fulmine coprirà la vostra stringa. Quindi è una stringa doppia praticamente. Guardate. Poi eventualmente potete anche fare questo, potete fare l'overhead, overhead che comberà con il fulmine e potrete continuare la combo. Sì, no, è semplice, è soltanto a livello teorico che non lo conosco, perché non l'ho approfondito. Non ho la Switch, ma non penso che sarà molto frequentato, perché dopo che hai stabilito che fai la maggior parte dei tornei su PS4, la gente ha capito e se lo prende su PS4. Quindi chi era interessato lo ha già preso su PS4. Penso che sarà una landa desolata la Switch, onestamente. Quindi se... consigli per gli acquisti. Se lo volete, compratelo su PS4. Non so se lo fanno apposta o se sono fortunati in questa situazione qui. Ah, non avevo barre, giusto. Ho provato a fare il tag cancer, ma non avevo barre. Vabbè, se abbiamo finito, toccherebbe anche a me adesso. Grazie. Beh, che è successo lì? No, dai. Quanto odio quando sbagliano le combo. Backdash bolla. Bella, questa mi è piaciuta, questa idea che ha avuto.
Vediamo se mi riesce il miracolo con Vegeta. Sarei molto arrabbiato se perdessi questa e non mi desse la rivincita. Vabbè, se no. Diciamo che questo personaggio è uno dei motivi per cui il gioco sta stagnando, È un po' troppo forte. Come fare a girare questa partita? Può essere un buon inizio. Usiamo queste barre. Giusto. No, questa è la classica di Boo, Reflect e poi giù M. Peccato, peccato. Perché farmi uscire dall'angolo lì? Però non ucciderà, temo. Sì. Wow, davvero? Comodo per me. Non mi ricordo, Faison. Tra l'altro combano molto bene le super di questi tre. Mm.
rotto il disco in due di Dragon Ball. Io ho rischiato di rompere quello di Street Fighter, quindi sei in buona compagnia. Oh cavolo, non me l'aspettavo. Ho detto, cosa cavolo andrà a fare per recuperare? Mi sembra giusto. Si aspettava l'overhead, ragazzi. Incredibile. Certo, perché Buono sta fermo quando entra. Bravo, bella prontezza lì. E bella prontezza anche a fare la presa, perché ha visto che ho fatto un po' troppi defetti. E basta. E basta, prese! Ha fatto 840. No, la mancanza di patch deriva dal fatto che stanno aspettando l'Evolution prima di fare una patch consistente. Perché non vogliono rovinare quello che i giocatori hanno imparato alla vigilia di un torneo molto importante, del torneo più importante del mondo. Quindi dopo l'Evolution sicuramente ci sarà qualcosa. Beh, che è successo? Farei una live per l'Evo, gli orari americani sono molto proibitivi, eh. Potremmo offrire un commento in italiano dell'Evo, ma sareste disponibili a esserci tipo alle 4 di mattina, alle 3 di mattina? Si può fare un commento in differita al limite, ma in diretta la vedo un po' dura. Non ha le idee molto chiare con Zamasu. Addirittura. Niente, ancora niente. Ah,
Forse non è la cosa ideale farla in quel momento. Mi sta costando proprio la partita per fare provare quella stringa lì. Ah, infatti. Io sono stato golosissimo e appagato. Yes. Mi piace come cerca di fare di tutto per non farsi toccare, perché se si fa mettere in stringa sono cavoli suoi poi. Come ti trovi con i nuovi PG? Purtroppo marzo, ho poco tempo. Poco tempo e per dire cerco di accontentarvi, diciamo, perché io volevo provare a portare avanti il mio team con Zamasu, però mi avete chiesto Vegito Blu, perché facciamo Vegito Blu, però ovviamente il gameplay concentrandomi su due personaggi invece di uno è peggio, è indubbiamente meno approfondito. Però preferite la quantità alla qualità, ed è una scelta comprensibile, perché volete un gameplay quanto più vario possibile. Però essendo un essere umano, ovviamente, non è che vi voglio male, è proprio un discorso di avere un solo cervello, purtroppo. È che le giornate sono fatte di 24 ore soltanto. Io ho paura che si alzi di livello 3, ragazzi. Non ha le idee molto chiare sulle combo di Zamasu. Sì, diciamo che il fatto che l'autocombo si gira automaticamente è una cosa che cambierei anch'io, perché se tu spammi l'autocombo devi essere punito. Cioè, se tu spammi invece di giocare in maniera precisa, è giusto che tu venga punito. Quindi se uno spamma quadrato invece di mettere il gioco in condizione di tracciare dove si trova l'avversario, quello che spamma l'autocombo se ne va a farfalle e dal lato suo, continuando a spammare a vuoto, facendo anche la figura dello stupido, tra l'altro, e chi invece schiaccia i tasti in modo preciso lo va a prendere, poi lo va a punire. Whiff sarebbe quando va a vuoto, questo è whiff. Quando non sono andato a segno, si dice che ho whiffato, in termine, diciamo, anglo-italiano. Va bene, facciamo anche un po' di Zamasu. Se riesco. Ciao Yutari. Allora, modifica partecipazione no, personalizza. Dovrei usare il mio vecchio team, però voglio essere un po' più pigro oggi, provo, anche se non è ottimale, a implementarlo nel mio team principale. Perché davvero a usare tre personaggi con cui non ho confidenza mi va totalmente in pappa il cervello. Almeno ho la certezza del mio Buu e del mio Vegeta dietro e devo solo pensare a cosa fare con Zamasu. Se invece devo pensare a cosa fare con Zamasu, con Kid Buu e con Gotenks, ciao!
Eh sì, è normale che ti parte il crimine poi. Sono arrivato adesso, alla fine le idee un po' più chiare. Eh beh sì. Sì. Ho le idee più chiare e l'ho anche utilizzato adesso in partita. Più volte. Ah, una particolarità con Zamasu è che il suo salto M non è tanto buono. Quindi quando volete saltare vi conviene utilizzare doppio L perché è molto più teso. Guardate, è molto più obliquo, quindi è molto più facile entrare. Invece con questo, come vedete, a volte va vuoto, ha dei comportamenti strani. Quindi vi conviene sempre utilizzare questo. Ciao Walidex, sì, ci sono i nuovi PG. Serge, è difficile impostare qualcosa con Zamasu senza Kid Buu. Perché purtroppo c'è un buco tra questa mossa qui e qualsiasi normal. Quindi non avrai mai una stringa vera al 100%. Puoi fare una stringa finta, che è tipo questa. Questa qui. Il personaggio sì, mi piace, devo dire che l'ho trovato molto divertente. Però, ripeto, la maniera migliore per fare pressione è... utilizzare i fulmini. Cioè fare una stringa, chiamare i fulmini e poi magari fare un overhead e approfittare del tempo che ci danno i fulmini per ricominciare una stringa eventualmente. Tipo fare una roba di questo genere anche, no? Fulmine e gli vado dietro. Non è facile da... Ecco, non è facile avere il tempismo giusto, però rende l'idea, no? Eccolo lì. Per esempio, Goku Blu e Vegeta Blu potrebbero, sì, possono funzionare, ma non, sinceramente non li vedo molto sinergici, però potrei sbagliarmi, le sinergie in questo gioco sono infinite. Sì, il fulmine è utile perché ti permette da combare, ti permette da combare l'italiano, ti permette di combare da avanti M senza bisogno di assist, quindi si fa questo, fulmini, 1-2, overhead, se entra l'overhead parte anche il fulmine e si può entrare in combo. Provo a farvelo vedere. Eccolo. La vecchiaia. Eccolo là. E via dicendo. Ciao Polo. Io con Zamasu ho difficoltà a fare danni. Mi sembra un personaggio che senza assist per prolungare il combo non fa molto. È vero. È vero.
Monaco, secondo me hai bisogno di qualcuno che tenga fermo con Vegito, perché gli permetti di fare quel giochetto con la presa che va vuoto e poi diciamo gli cade addosso. Comunque sembra solido come team alla fine. Io ci metterei un Goku Black, sinceramente, al posto di Vegeta. Ciao Black Leg. Allora, un'altra particolarità che avevo visto è che se tipo noi utilizziamo una roba di questo genere, ci conviene che attiviamo la super già in aria, questa qui, perché funziona uguale, come potete vedere. Anche se l'attivo in aria, funziona comunque. Tipo, per esempio, facciamo una cosa di questo genere, no? Siamo qui. Non avremmo il tempo di atterrare utilizzando questa combo in tempo. Quindi facciamo questo, se siamo a metà schermo, e i proiettili arrivano comunque. Zamasu, in che posizione avrebbe giocato? Point, sì. Sicuramente Point. Perché è un personaggio che fa il 90% grazie ai suoi assist. Quindi se gli togli gli assist da solo non fa molto, secondo me. Secondo me il segreto sarà tutto in questa mossa qui. Cioè si fa la spadata in avanti, si cancella in volo e poi con il volo si prendono provvedimenti, diciamo. Si vede cosa fare a seconda di come si comporta l'avversario, si chiama un assist eventualmente. Farà straridere, però qualcuno ci ha fatto top 8 un torneo importante, Quindi un piccolo appunto: quando voi utilizzate questa combo qui vi conviene andare di super in questo momento qui. Grazie Black Leg. Non sei l'unico, ti posso assicurare che un sacco di gente ha avuto successo in classificata, anche in torneo, certi. Dai che ce la facciamo a fare una partita. Tra l'altro, ragazzi, non so se lo sapete, ma è stato fatto un concerto in Giappone con Nobuo Uematsu, che ha rifatto alcuni pezzi di Final Fantasy VII. Questo fa pensare che queste forse saranno le riedizioni dei pezzi che saranno in Final Fantasy VII Remake. Alcune sono da brivido, sono tra i migliori pezzi che abbiamo, le migliori riedizioni che abbia mai sentito in vita mia. Sono davvero da pelle d'oca. Forse ci faccio, mi perdonerete il pippone, ma ci voglio fare un articolo di tipo tecnico sulla mia pagina Facebook. Lo so che vuoi partire di Super Dash, eccolo là. Però non era il momento adatto, diciamo. Sta impazzendo. Ah, ma le sai fare le combo allora? C'è Cosmo Canyon che a momenti mi commuovevo. Addirittura.
Ecco, queste super secondo me sono totalmente sprecate. Che non ci guadagni niente dal fare le super in quel modo. Vabbè, abbiamo capito il soggetto, dai. La fight zone. Diciamo che l'ho fatto perché andavo a botta sicura, dato che non ha fatto altro che premere per tutta la partita, quindi... Non posso uccidere. E basta. Ah, giusto. Mi impedisce di backdashare quello, non sono abituato. La guida per il grasso è quella è per pochi eletti. Magari ne facciamo un servizio premium di quella. Beh, io in realtà l'avevo messa come opzione un po' di tempo fa, quando faccio i sondaggi sulla mia pagina Facebook. Non mi hanno votato, non mi ricordo, ha perso contro qualcuno, boh. Guardate, lo va a prendere adesso. Ah, mi ha ucciso la combo. Ah! E dai. Vabbè, autocombo, dai, ormai. Come è nato l'amore per Bu? Avevo visto un giocatore francese utilizzarlo in maniera estremamente embrionale prima che il gioco uscisse. È stato amore a prima vista. E non ho mai voluto cambiare. È raro che mi appassioni così tanto a un personaggio, eh? Che odio sti super dash. Me lo usi in qualche caso? Sì, quando faccio la stringa. Bella combo. Ho 7 hit in Dragon Ball, ti devi proprio impegnare. Vabbè, quando hai finito con le sparate, grazie. Grazie. Che bello poter scrollare le domande della chat. Io vorrei provare le stringhe, ma lui smette di parare. Pataeo, ma che cos'era quella roba? Mi ha tirato la spada da... A Trani dicono da Colonna, che è un quartiere di Trani.
che si, praticamente è una metafora per dire da molto lontano. Che devo fare? Ah, così, a crudo. E certo, figuriamoci se stava fermo. Ormai gli stereotipi di giocatore di Dragon Ball li sto imparando a conoscere un po' tutti. Questo è l'iperattivo. Una volta, se sapete che non è una cattiva idea, forse un giorno mi metto a fare tipo l'identikit dei giocatori tipo di Dragon Ball, tipo lo spammer, l'iperattivo, il mostro da training mode, il maestro delle cose, queste cose qui, gli stereotipi, il rage quitter. Intanto sto prendendo botte. Il fight zone. Lui stava premendo su, non so cosa stava premendo mentre si alzava, ma stava premendo qualcosa. Ops. Guarda un po', stava schiacciando. No, Zamasu non va in questo team, ragazzi. Non funziona proprio, perché non riesce a tenere fermi gli avversari. Serve Kid Buu quasi necessariamente per Zamasu, secondo me. O almeno Cell. Quindi io direi che è il caso di tornare a Vegito. Dai, che comunque lo abbiamo visto parecchio all'opera Zamasu l'ultima volta. Quindi. Sapete che vi dico? Che quasi. Proviamo ad andare nella stanza dei francesi a dare un po' di fastidio. Vediamo se troviamo qualcuno come l'altra volta. Dai, dai, andiamo a dar fastidio ai francesi. Serve Gotenks, Buu, quel tipo di... Anche Cell va bene, Cell è forte come assist, eh. Tiene abbastanza fermo. Mamma mia, guardate i francesi che riempiono i server ancora. Goku Black va bene, sì. Però non vedo tanti viola. Anzi, non ne vedo proprio. Qua stanno facendo tipo un'orgia. No. Non mi piace. Non mi piace. Ah, Francia 2 è la morte. Certo che la Francia è ancora tipo... Ha due server da... Praticamente... 11 stanze l'uno. L'Italia ha 4 stanze. Che tristezza. Ah.
I francesi sono i francesi. Io, il mio sogno è che un giorno abbiamo una scena paragonabile a quella della Francia. Con i numeri più che altro, poi chi se ne frega se siete scarsi. Non è un problema quello. L'importante è avere tanti numeri, perché se si hanno tanti numeri la voglia di giocare aumenta e si diventa più forti, ragazzi, non è un problema. L'essere scarsi, siamo stati tutti scarsi all'inizio. Paradossalmente l'essere scarsi è il minore dei problemi. Gli italiani sono tutti su Fortnite. Eppure, le mie dirette comunque, non dico che fanno più numeri di Fortnite, ma quasi. Però ogni tanto lasciatemi un po' di orgoglio. Fatemi prendere un po' di merito, perché sennò mi deprimo. Se mi deprimo facilmente. Quindi comunque qualcosina si sta muovendo, dai. Siamo 1030 persone. Eh sì, perché non sto trasmettendo su YouTube, quindi alcuni di YouTube sono venuti qui, hanno colto l'invito. Ciao ML, ti ho già detto ciao, mi sto rincoglionendo. Andiamo, Vegito, il ritorno di Vegito. Sì, provate a saltar via, provate a rubare il turno. Bello, questo mi sono piaciuto da solo. Testata. Grande, benvenuto allora ML, sono contento. Ah, anche sui proiettili funziona quella barriera, forte. Non lo sapevo. Non pensavo funzionasse sui proiettili. Bravo. E Monocombra è esattamente quello il motivo per cui faccio tutorial. Così non vi sentite abbandonati. È anche un fatto psicologico. Per dirvi, io sto giocando a Path of Exile, no? Per rilassarmi. Però non avendo tutorial, io sono una pippa colossale in quel gioco. Non avendo tutorial che mi spiegano, io per quanto mi applico, a un certo punto dico cavolo però, non, cioè continuo a giocare e non faccio progressi. Risultato è che prima o poi mollo sempre. Poi lì funziona con le leghe, no? Quindi resettano un po' tutto a ogni lega, resettano tutti i livelli, tutti gli oggetti, perché è un RPG. Allora io inizio sempre con le migliori intenzioni, dico in questa lega imparerò a giocare come si deve. Comincio, vedo che non faccio progressi e mollo dopo tipo il quarto giorno. Funziona così. Quindi ti capisco perfettamente. Oh, stop! Dai. Oh,
stavo andando a caccia di farfalle. Che bello! È troppo divertente, ragazzi. Prenderlo con la lama. Aia, questa non me l'aspettavo. No. Sì, esiste, ma è molto falsata, perché in questo gioco purtroppo se rage quitti il gioco non ti segna sconfitta, quindi al top c'è gente che non sa assolutamente giocare. E di conseguenza nessuno fa rank, perché tanto è tutto falsato. Spero che i rage quitter siano contenti della situazione che hanno creato. Complimenti ai rage quitter, adesso sono padroni di una terra di nessuno. Che ti sei perso? Un po' di gameplay. Non ce l'ha fatta più. Vediamo che sai fare con le combo. Insomma. Bene ma non benissimo. Adesso ti faccio vedere cosa so fare io. Dosta! No, Monaco, non giocano, non giocano in classificata. Giocano tra loro. Sì, Giorgio, è un misto, diciamo, è un concorso di colpa, perché l'occasione fa l'uomo ladro, no? Tra l'altro la presenza full screen di Vegito è ottima, come potete vedere. Cioè i proiettili sono davvero buoni. Come on.
succede nell'aria vuota. Sì, è divertente Vegito. Sono gli stessi proiettili di 21, non proprio. Sono simili. Perché mi snappi? Non ho vita su qua. Vabbè, deciditi. Come mai Broly è molto lento, non ha dei bassi validi, le combo non fanno un danno eccezionale. Cioè c'è gente che fa danno in maniera molto più semplice, tipo Cell. Funziona? Yes! Save jump. Che non stava parando per qualche motivo. Qualche motivo assurdo. Io ho dato per scontato che non stesse parando perché stava camminando in avanti. Paranormal activity. E dai, abbi un po' il senso della decenza. Final Flash! Sì, boh, è la gente. Cioè, vedi Vegeta che ti sta venendo addosso con il gomito, che fai? Molli la parata. Dico, non voglio parare, voglio morire. Ah, c'è anche Skipan qui nel server francese. Ha deciso anche lui di partecipare all'invasione. Ah, ragazzi, ragazzi. Sto avendo dei problemi con lo Sword Loop. Sei sicuro di stare usando il finto salto? Perché ti fa andare abbastanza in alto quello. Cioè LL invece di LM. Sì, server francese. Brax non vuole giocare con me. Mi fa ridere che quando mi preparo delle live valide, cioè no, non che alcune live siano non valide, diciamo delle live con delle lezioni preparate come si deve, faccio meno viewer del solito. Quando faccio delle live totalmente senza pretese come oggi, in cui dico vabbè, cazzeggiamo un po' insieme, poi faccio tipo 1050 persone, cioè non ha senso. Comunque sono contentissimo, ne approfitto per ringraziarvi ancora una volta della vostra presenza costante da quando ho iniziato a lavorare con EveryEye. È davvero bello, davvero bello. È una specie di sogno che si avvera. Siamo cresciuti tantissimo dall'inizio. Ricordo all'inizio eravamo tipo 400, 450. Con le prime live su Injustice. Se vi ricordate il giro del mondo in 80 pugni, che cambiavamo un picchiaduro alla settimana praticamente.
Fan. Questo si chiama semplicemente fan. Lo rispetto. E non ho giocato Guilty Gear perché poi è uscito Dragon Ball. E mi ha detto Francesco, devi fare una scelta. O ti dedichi a Dragon Ball o ti dedichi... o continui a fare il tuo varietà sui picchiaduro. E io ho detto, vabbè, Dragon Ball sarà caldo sicuramente, in Italia dedichiamoci a Dragon Ball. Dai Brax, coraggio. Proverò Soul Calibur, yes. Proverò Soul Calibur, secondo me Blaze Blue Tag salta. Perché non sta avendo un grandissimo successo e comunque prevedo che in Italia non andrà. Se non va Dragon Ball, figuriamoci Blaze Blue Tag, che è un gioco abbastanza sconosciuto, devo dire, in Italia, a parte per pochissimi appassionati. Cioè non è andato Marvel con Spider-Man, Iron Man, che diciamo sono sicuramente personaggi più riconoscibili e più... Forse farò Fighting EX Layer. Forse farò Fighting EX Layer, che uscirà a fine giugno, se non sbaglio. Poi farò una live su Street Fighter, ragazzi. Fatemi fare una live su Cody. Permettetemelo. Street Fighter 5 è un picchiaduro che sto approfondendo tantissimo. E ci ho fatto pochissime live. SNK Hero, please! SNK Heroines, dai! Siamo seri. Facciamo le persone serie. Anche conosciuto come fanservice fighter. Poi vabbè, il sogno lo sapete, quelli che mi seguono lo sanno, il sogno è curare una serie di gameplay su Final Fantasy VII Remake, ma non sappiamo dove saremo, quando uscirà. Niente acqua, no Zor, sto bene. Tanto è solo di 2 ore. La live è solo di 2 ore, non... lo so, appunto, ragazzi. Appunto. Se uscirà mai. Kingdom Hearts non lo farò io, sicuramente, perché... diciamo, quando mi reputo ignorante in qualcosa lascio il compito a chi è molto più esperto di me. Però Final Fantasy VII Remake lo vorrei fare. E per festeggiare l'uscita mi piacerebbe anche fare una serie di cover al pianoforte. Mi comprerei l'attrezzatura apposta sicuramente, perché è un grandissimo evento per me l'uscita di quel gioco. Sto giocando su Play, sì. E siamo a 1075, boys. Dai, perde allora, ok. Non lo sapevo. Yeah.
Quasi bravo. Che facciamo? Cross up normale, va? Qual è? No, ho sbagliato alla fine! Applauso. Non vedo S. In che senso S? Altro setup, ragazzi. Voilà. Sono un'enciclopedia di culate con Boo. Ti metto le culate nelle maniere più impensabili. Voilà! Questa... Ah! È borderline accettabile. Ah, c'era Gohan. Che facciamo? Sbagliamo. Oh, ci sei? Però non si fa così. Non si fa così. Parata. Madonna, quanti tagli in faccia che mi sto prendendo. Troppo piccolo. Fight! Dai, coraggio, vicino. Beh,
No, ma che cavolo di animazione ha? Oh, Vegito, sveglia! Stai combinando? Vabbè, ma... No! Sveglia, Vegito, maledizione. Che ne pensi di usare Veget come secondo in un team, visto che comunque ha bisogno di una barra per le combo? No, lo sconsiglio, perché lui le barre comunque se le fa. Non vedo che utilizzo potresti avere da utilizzarlo prima. Secondo, scusami. Secondo me nasce primo questo personaggio, poi potrei sbagliarmi. Ma perché questo attacco? Spada! No, no! Spada! No! E se mi continua a fare super dash, la vedo dura. Spada! Niente, non pariamo. Che lo fai di nuovo. E stavolta ti attacco però, eh. Voi sareste riusciti a pararla quella? Io? No. Quanti super dash. Mamma mia, oh calmo, buono. Capitan H. Un altro H era quello. Chan, chan, chan. Ricordatevi, quando state giocando contro Team Gohan, 9 su 10 parte con il calcio in avanti. Cioè, ragazzi, è venuto a piovere. Sta piovendo, ragazzi. Siamo al... Quanto ne abbiamo oggi? Giovedì 7 giugno, sta ancora piovendo. Allucinante. Quest'anno il tempo è... Boh, non si capisce. Pare che stiamo a marzo, ragazzi. Sembra che siamo a marzo. Cioè, magari uno vuole uscire la sera, vuole farsi quattro passi, no? Nope. Ciao Iron Man. Nutella. Ma nell'emisfero nord sì.
Ragazzi, questi ultimi 10 minuti ditemi, voi che cosa state aspettando alle 3? Qual è il titolo che aspettate di più? Perché io ho anche altri interessi oltre Picchiaduro, eh? Però i miei interessi oltre Picchiaduro sono quasi esclusivamente improntati al fattore nostalgia. Nostalgia e action RPG. Quindi, Resident Evil 2 Remake, io assolutamente, non vedo l'ora. È stato un gioco che ha traumatizzato la mia infanzia, tra l'altro, però aveva sempre quel fascino del proibito, perché io da bambino avevo la demo, no? E mia madre mi vietava di giocarci, perché dice, no, quei giochi violenti non devi farli. Avevo tipo, non so, 13 anni, 12 anni, anche meno forse. E però quando non c'era io me lo andavo a spulciare, ma mi facevo una paura pazzesca. Però era sempre lì che mi tentava, poi alla fine son cresciuto, me lo sono fatto. Quindi avere il remake significherebbe molto per me, perché l'ho amato molto quel titolo. Gli altri non tanto, ma il 2 fa parte della mia infanzia, quindi anche Final Fantasy 7 ovviamente, anche se prevedo lunghi tempi, purtroppo. Kingdom Hearts non mi interessa più di tanto. Volevo vedere Capcom che cosa farà, quindi Devil May Cry 5 eventualmente, quindi ovviamente Resident Evil, anche vedere se fanno qualche annuncio speciale per Street Fighter, perché appunto è il mio ambito di competenza. Cyberpunk sono curioso di vedere che cos'è. Se Cyberpunk fosse in prima persona non mi piacerebbe più di tanto. A me non sono mai piaciuti più i giochi in prima persona, sinceramente. Mortal Kombat 11, certo, che tra l'altro dovrebbe arrivare oggi, dovrebbero annunciarlo oggi. Death Stranding, dobbiamo capire cos'è. Non so cos'è, quindi non posso. È bello, si vede la cura, si vede l'arte che c'è dietro, però tocca capire che cos'è, cioè che cavolo di gioco è. Devil May Cry 5 tra l'altro non è sicuro che lo annuncino, Legacy of Kain, me lo ricordo, io ho giocato il Soul River e poi il Blood Omen 2, quello con Kain. Blood Omen 2 era molto bello, molto più action, mi piaceva molto di più. Soul River 2 alla fine l'ho abbandonato, sinceramente non l'ho finito perché era troppo cervellotico secondo me, troppo improntato sugli enigmi. Tra l'altro un combat system molto buono, ma non sfruttato abbastanza, perché era, non so, 75% enigmi, però molto bello, anche graficamente stupendo data l'epoca. Errore di rete, mi sembra giusto. Sapete un altro remake che vorrei? Resident Evil Code Veronica. Ma remake, non remaster. Lo so che è una domanda trabocchetto, Mattia, però siccome il mio cervello in questo momento non riesce a fare calcoli complicati, ti dico un mattone e mezzo. Un chilogrammo e mezzo. E lo so che è sbagliato. Parli del doppiaggio in italiano? Io da parecchio che non seguo roba in italiano, sinceramente. Non so che esistono delle eccellenze a livello italiano nel doppiaggio, però non l'ho mai apprezzato, diciamo. Per esempio anche il doppiaggio di God of War ho sentito che è molto buono, però io l'ho giocato in inglese perché la voce di Kratos in inglese è qualcos'altro. È next level proprio. Remake di Resident Evil, adotterà il sistema di controllo del 4. Ma non è più horror allora, diventa action così. Non mi piacerebbe, perché sinceramente il lato bello di Resident Evil è il senso di tensione. Senso di tensione che ti era anche trasmesso dalla telecamera, tra parentesi. La telecamera volutamente storta, che quindi non ti faceva vedere cosa sarebbe successo. Mi metteva un'ansia quella telecamera, mamma mia. Secondo me era un coprotagonista la telecamera storta su Resident Evil. E i caricamenti qua le porte. Fantastico.
Fantastico. Sì, mi è piaciuto God of War. Ho preso la PS Pro Limited Edition con God of War. Però non l'ho ancora finito. Sto tipo all'inferno. Non riesco a trovare un secondo per finirlo, ragazzi. Allucinante. Ad oggi sarebbe anacronistico, sì, ma è un remake. È un remake. Il re che c'è nel remake. Vabbè, sogno d'occhi aperti, perché lo so che sono anacronistiche queste cose, però io sono nostalgico. Non ragiono col cervello, ragiono con il cuore quando si tratta di certe cose. Va bene ragazzi, qui non c'è verso di trovare una partita, quindi anche se mancano 2 minuti direi che possiamo chiuderla qui la live. Purtroppo il matchmaking è quello che è. Tanto siete 1076 ragazzi. Che dire? Se mi avessero detto farai degli streaming su EveryEye con 1076 persone l'anno scorso, alla persona che me lo dice probabilmente avrei riso in faccia. Non mi abituerò mai. Va bene ragazzi, non so, come al solito non so come ringraziarvi per la vostra partecipazione. Questo sabato non avrò la live perché è la settimana delle tre, quindi si deve dare ampio spazio a tutti quelli che daranno gli annunci delle tre, che è ovviamente la fiera di videogiochi più importante dell'anno, quindi ubi maior minor cessat. Vi ringrazio e ci vediamo. Ricordate sempre di tenere a riferimento la pagina Facebook per ogni eventuale update. Ok? Ciao ragazzi.